È troppo tardi, Roberto. Con questo tiro Lenders segnerà ed io sarò sconfitto. Sembra che Lenders aspetti qualcosa per tirare. Ma che fa? Si gira verso Hutton come a sfidarlo. Cosa? Che ti prende, Mark? Tira, capitano! Che cosa ti succede, Hutton? Non dirmi che vuoi arrenderti. Solo un vigliacco si comporta così. Lo so, Mark, lo so. Hutton, io tiro! Lenders calcia con violenza il pallone verso Hutton, che resta immobile. Attento! No! Capitano! Oh, scansati, Holly! Il pallone colpisce Hutton in pieno stomaco. Il capitano della New Team non ha nemmeno tentato di evitare il bolide di Lenders. Povero Holly! Ma perché? Hutton non si lascia sbilanciare dal pallone e rimane in piedi. Holly, la prossima volta che cadrai in campo dovrò sostituirti. Quanta volontà. No, no, non devo cadere. O il mio sogno svanirà definitivamente. Questa è la tua ultima possibilità, Holly. Se non ne approfitti subito, per te sarà finita. Non verrai mai in Brasile e quindi non diventerai mai un giocatore professionista che porterà la sua squadra a vincere la Coppa del Mondo. Hai ragione, Roberto. Hutton, se è vero che per te è finita, voglio essere io a scrivere la parola fine. Lenders si dirige verso Hutton per recuperare palla. Devo reagire, Roberto, o il mio sogno resterà una fantasia che non si avvererà mai. Il capitano della Tow corre come se davvero fosse una tigre. Sto arrivando, Oliver! Lenders sembra godere ad infierire sul capitano della New Team, che ci appare come paralizzato. Gli farà male. Non lo fare, Mark! Mio Dio, Holly! Oh, maledizione! Colpo di scena. Hutton salta ed evita l'intervento di Lenders. Sta attento! Ma come ha fatto? Sei eccezionale, Holly! Nessuno si aspettava questa reazione di Hutton, che addirittura sarebbe dovuto uscire dal campo già da qualche minuto perché non riusciva nemmeno più a muoversi. Ora il capitano della New Team parte all'attacco. Non ti fermare. Non gliela darò vinta, Roberto. Non posso perdere. È solo una questione di spirito, Holly. Se vuoi farcela ad ogni costo, riuscirai a superare qualunque ostacolo per raggiungere la meta che ti sei prefisso. Corri, Holly, corri! Forza! Forza, New Team! No, non è possibile, è assurdo! È avvenuto un altro miracolo. Il pallone calciato da Lenders verso Hutton sembra abbia scosso il capitano della New Team, che ora pare aver riconquistato tutte le sue energie. Dobbiamo stargli vicini. Ok. Gli amici sono tutti accanto a me per coronare il nostro sogno. Indietro, ragazzi! La Tow sta rientrando velocemente in difesa. Sembrava non avesse più un filo di forza. Invece ti raggiungerò, Hutton! Non mi sfuggirai! Lo vedremo. Lenders ha quasi raggiunto Hutton. Dai, Nicholas! Non deve tirare in porta. No! Dribbling di Hutton, che evita due avversari. Ehi, quanto corre! Dopo una serie di dribbling, Hutton è giunto nell'area della Tow. Ecco il tiro ad effetto, Warren! Sono certo che farà il suo tiro d'effetto, ma io non ho paura, lo fermerò. Anche se la spalla mi fa molto male, non riuscirà a segnare. Non bloccherà il mio tiro, Warren. Hutton è pronto ad effettuare un tiro in porta, ma Lenders gli si para davanti. Ti impedirò di tirare, Hutton, con il mio tiro da tigre! Togliti, Mark!
Incredibile, i due capitani sono pronti a fare entrambi i loro micidiali tiri, uno contro l'altro. Hutton e Landers stanno per tirare. Chi dei due colpirà per primo? Oliver! Capitano! Attento, Mark! È pericoloso! Non farlo! Dai, Mark! Lascerò che sia lui a tirare per primo. Così io potrò ribattere e andare a rete. Ti batterò sul tempo, Hutton. Voglio che sia una lotta leale, quindi non ci saranno trucchi. Cercherò di colpire per primo la palla. I due tentano contemporaneamente il tiro e infatti si ritrovano entrambi con i piedi sul pallone. La potenza del calcio è stata fortissima da ambedue le parti ed infatti Landers ed Hutton si sbilanciano a vicenda. Accidenti! Attento, Mark! Attenzione, Hutton riesce a mantenersi in piedi facendo uno sforzo sovrumano. Bravo, Holly! Oh no! Hutton corre verso il pallone per recuperarlo. È l'occasione che aspettava per segnare il quarto gol. Sto arrivando! Ma vediamo che Landers si rialza! Questo è il momento, non mi fermerai, Mark! Sono arrivato prima io e segnerò il gol della vittoria! Hai perso, Mark! Hutton tira con tutte le sue forze. Landers è sulla traiettoria e viene colpito di striscio dal pallone. Non l'ha fermato! Evviva, Holly! Non è possibile. Non posso perdere anche quest'anno. La palla è ancora altissima sul campo. Se riuscirà ad entrare nella rete della Tow, sarà quasi sicuramente il gol della terza vittoria consecutiva della New Team. Via! Dai, bella! Entra in rete, così potremo realizzare il nostro sogno! Lo parerò. Non permetterò che entri ancora nella mia porta. Il portiere della Tow, Warner, sembra aver intuito dove arriverà il pallone, infatti si tuffa verso sinistra. Ed, stai attento! Il tiro di Hutton sta giungendo molto potente e potrebbe anche accadere, come già avvenuto, che Warner venga spinto dentro la rete dalla potenza del tiro. Non comprendo perché il portiere della Tow stia girando le spalle alla palla che sta per giungere in porta. Che cosa fai, Ed? Warner allontana la palla colpendola con la mano destra aperta. Con un metodo tutto suo, il numero uno della Tow è comunque riuscito ad evitare il gol di Hutton. Questo ragazzo ha un modo molto particolare di effettuare le parate, che comunque risulta ugualmente efficace. Ehi, sta attento! Il salto acrobatico fa perdere l'equilibrio a Warner, che sbatte con la spalla sinistra sul palo e si schianta al suolo. Accidenti! È riuscito a parare il tiro di Holly. Maledizione. Quel portiere è davvero imprevedibile. Dobbiamo riconquistare la palla. Holly ha faticato molto per fare l'azione di poco fa. Ora tocca a noi recuperare il pallone e realizzare un bel gol, ragazzi. La New Team al completo corre per intercettare la palla che sta per ricadere a terra. Dall'altra parte vediamo accorrere anche i ragazzi della Tow. Non devono prendere il pallone, la nostra porta è vuota, Ed è ancora a terra, non devono tirare. Ok! Lawson e Shipp saltano insieme verso la palla, ma arrivano Sale e Mason. Quest'ultimo ha la meglio e si allontana, ma viene fermato dall'intervento di Luton. Recupera Diamond, Diamond si libera e passa a Shipp, che ritorna subito la palla a Diamond, che tira, la porta è vuota. Ma Mello respinge di testa. Tornate in difesa, riprendete le vostre posizioni. Recupera la New Team con Carter, che passa a Fance. Interviene Milton, ma arriva Harper, che riprende il possesso della palla. Dopo un attimo di indecisione, Harper lancia lungo. Ribatte di testa Denver verso Vance, che aggancia e crossa in direzione di Diamond, che colpisce di testa. Respinge Mellin con il piede destro. State attenti, ragazzi! Difendete la vostra rete! Forza! Approfittate dell'assenza di Warner! Il pallone ancora in alto, sta per ricadere, ma Mason calcia al volo.
Stavolta è Lenders a salvare la porta, fermando di testa il pallone. Lenders! Bravo, Mark! L'intervento di Lenders salva la rete della Tow da un ennesimo tentativo della New Team. Sulla palla ora c'è Ship, ma lo contrasta Lawson. I due lottano per il possesso del pallone. Ah! Ship tenta un passaggio a Carter, ma arriva Mello che lancia lontano. Molto bene, Danny! La palla sta andando verso il centrocampo. Non c'è nessuno! E ricade in una parte del terreno sguarnita di giocatori della Tow. Prendila, Holly! Alzati, Holly! Ma il capitano della New Team resta fermo nella sua posizione.